Dal 2010 Gru fa parte della sua vita. Che cosa significa per lei questo adorabile cattivo? Ma guarda, innanzitutto che sono passati 12 anni e chi mi intervista mi dà del lei invece che del tu, come fai tu, quindi mi fa diventare sentire vecchio. Però va bene, vuol dire che è così. Fa parte della mia vita. Mio figlio è nato insieme al primo cattivissimo me. Mia figlia Caterina è nata col secondo con cattivissimo me due. Che dire? Fa parte assolutamente della mia vita. Non mi aspettavo di dover tornare indietro, di fare un lavoro come quello appunto per Minions 2. Di fare un lavoro di assoluta sottrazione e quasi sparire. Mi sono quasi nascosto con la voce, ma invece ho trovato una nuova anima che mi ha veramente conquistato. Tornare a pensare, a vivere, a dare un'anima e voce a un ragazzino di 11 anni è stata la prova probabilmente più difficile che ho fatto da quando faccio questa saga. Infatti, cioè, ci deve essere anche sicuramente un lavoro diverso di voce, di doppiaggio, cioè interpretare un ragazzino. Ci ho messo 2 giorni. Cioè, nel senso non me ne sono accorto, ma i primi 2 giorni di lavoro li ho buttati, li ho rifatti in coda, perché comunque solamente quando sono riuscito a, come dire, togliere i miei 50 anni dalla mia testa, sono riuscito a parlare in maniera completamente diversa e a confrontarmi con i cattivi più cattivi del mondo. Non è stato semplice. Non è stato semplice, siamo fermati tantissime volte. Abbiamo quasi fatto un missaggio live, non so come dirti. No, troppo, no, troppo poco. E ci sono stati giorni più duri, giorni di anche un po' di scoramento, poi però il risultato finale spero ne sia valsa veramente la pena. Ci sono dei momenti in cui quasi sento che non ci sono più ed è stata una grande soddisfazione. Secondo lei, perché Gru, i Minions riescono a conquistare tutti, grandi, piccoli? Qual è il loro segreto? Perché non sono convenzionali? Perché in un momento di politicamente corretto totale riescono a essere scorretti in un cartoon, pensa, che è il prodotto per i bambini, quello in cui si è più attenti. Ma la delicatezza, l'eleganza e anche la paura, il non avere paura a dare delle stoccate forti, fanno la differenza. Non è mai banale quello che arriva dalle storie, lo sono i Minions, che per fare una cosa giusta ne fanno 70 sbagliate. Lo è lo stesso Gru che racconta un rapporto d'amicizia pur raccontando il fatto di voler essere il più cattivo del mondo e poi si scopre che ha bisogno dei suoi amici per portare a casa qualcosa. Questo è il messaggio un po' del film, no? Cioè il fatto che poi nessuno riesce, nessuno si basta da solo, tutti abbiamo bisogno di qualcuno. Una curiosità, lei ha mai avuto a che fare, ha mai sentito il suo collega americano Steve Carell? Si è mai No. confrontato con lui? No, ho avuto solamente l'opportunità questa volta di confrontarmi con tutto il team americano, con Chris Meledandri, ma solamente mandandogli dei video. Però ti devo dire che negli anni il nostro rapporto è diventato più stretto perché la saga, cioè, come dicevo, quando ho inventato la voce di Gru, nel primo Cattivissimo Me, ho avuto la libertà più totale. Poi è diventata una saga internazionale, miliardaria, probabilmente la più importante, o una delle più importanti, se immaginiamo che questo è il quinto film, e c'è molta, molta attenzione, no? E quindi quando mi confronto con loro, anche mentre mandavamo il lavoro, no? Mentre io cercavo di sparire, mentre cercavo di diventare un bambino di 11 anni, il confronto con loro era continuo, e quando arrivavano le mail, great job, io ero felice e... Che dire, chissà, magari per il prossimo. No, anche perché so che Steve Carell ha un grosso peso. Perché ultimamente lo chiamano un po' il Max Giusti d'America e so che questa cosa lo fa soffrire, voglio dirgli no, sei un bravissimo attore. Assolutamente. Grazie. A te.